Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Mi piacerebbe che introdurre questa serata con Vauro e Monio Vadia fosse l'editore Matteo Fago, a cui passo subito la parola. Allora, grazie a tutti di essere qui. Io solo due parole velocissime, sono molto contento di essere qui a presentare, diciamo, a presentarvi questo libro che è La Zecca di Vauro. È la raccolta delle vignette e del lavoro che Vauro fa con noi ormai da 4 anni, perché insomma abbiamo iniziato nel 2015, fine 2015. E quindi no, 3 anni e mezzo per essere precisi. Ci sono un sacco di vignette bellissime, spicciosissime, e ci sono anche delle alcune vignette sono state le nostre copertine, e credo che insomma sia importante sostenere Vauro e chi come lui con la satira si oppone a questa situazione politica che è veramente assurda, ancora più assurda proprio nella misura in cui la satira e scusate, la politica assurda che c'è in questo paese, in particolare Salvini, non fa altro che querelarlo per cose assolutamente innocenti, diciamo. Quindi grazie Vauro, speriamo di, io sono sicuro che faremo altri 4 anni di grandi cose insieme. In attesa che Salvini se ne vada da un'altra parte, insomma, ecco. Allora, grazie a Matteo, appunto, editore coraggioso che non ha paura delle querele, perché di fatto anche noi siamo in ballo, caro Vauro, perché Salvini ci ha minacciato, siamo complici e orgogliosissimi di esserlo. Allora, io sono davvero molto contenta stasera di essere qui, a parte che abbiamo ospiti meravigliosi, Monio Vadia, Salvete a voi. l'ospite a sorpresa, non ce lo riveliamo a questo punto, No, 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 la no, no. sorpresa è quella. La sorpresa è che ci ha fatto una sorpresa. E dunque, è un libro intensissimo, coraggioso, in cui io direi non è solo vignette è un termine alto, però qui vignette, quando parliamo dell'opera di Vauro, vuol dire tante cose, nel senso che noi siamo un giornale di sinistra, appunto Left, e ci riconosciamo anche nella linea politica che Vauro tratteggia di settimana in settimana, quindi questo credo che sia una cosa particolarmente rara di trovare un collaboratore che è nerbo tutte le settimane nella costruzione, nell'ideazione del giornale, nel leggere la realtà. Perché le vignette di Vauro hanno una capacità di sintesi ed incisiva, fortissima, corrosiva, come scrive Moni nella prefazione, e sono degli editoriali perfetti. Tante volte ci aiuti a svoltare perché la lettura in profondità della politica, della società, di quello che accade, con la potenza dell'immagine. E oltre al fatto appunto della lettura in profondità della politica, Vauro diverte, ama giocare con la satira perché poi c'è questa allegria di fondo, e c'è però anche una nota, come dire, Moni, non so se sei d'accordo, di epos di un popolo della sinistra che magari in questo momento non trova casa, siamo un po' tutti esuli alla ricerca. Left in certo modo vuole essere questa casa della sinistra in senso ampio, senza diciamo divisioni politiche, ma una sinistra vera dei valori, noi l'antifascismo, l'antirazzismo sono ciò che di settimana in settimana alimentano il settimanale e ci portano a incontrare i nostri lettori. Quindi passerei subito la parola a Moni, che ha scritto un'introduzione molto bella e intensa, in cui racconta questo suo amico dalla schiena dritta, che, come dici tu, figura adamantina da tanti punti di vista. Per me,
è un dono essere qui, perché lo dico, condivido con Vauro. Sì, no, ma è proprio che è saturo il suono, è un cattivo. Sì, così? Ma mi sentite così? Allora saturo perché ero troppo vicino. No, volevo dire, per me è un dono, perché con Vauro io condivido una condizione etica, umana, politica, che, di cui nessuno ha più coraggio di parlare, fuorché noi due, che non siamo rimasti gli unici due. Noi siamo comunisti. Cosa vuol dire essere comunisti? Nessuno, come dice il mio amico Stefano Bonaga, filosofo, ha il coraggio di dire che cos'era il progetto comunista, espresso da Marx con molta semplicità. A ciascuno secondo il suo bisogno, da ciascuno secondo le sue capacità. Questa seconda parte non è mai stata detta. Allora, che cos'è il comunismo? Lasciamo stare Stalin, naturalmente si sono viste derive, l'uomo è uomo, quindi prende un progetto straordinario e si ingegna a pervertirlo. Ma detto questo, ci sono alcune verità che rimangono incontrovertibili. Non parlo del libro, il libro si compra. Io parlo del libro, dice, ce ne ha già parlato Monio Vadia. No, il libro lo comprate, quindi io parlo di alcune cose a latere. Dunque, si sostanzia in una verità. Il comunismo è la forma più radicale di umanesimo mai concepito nella storia degli uomini, senza fare ricorso alla trascendenza. Degli uomini per gli uomini. Cosa ha da differenza rispetto ai grandi principi della Rivoluzione Francese? Guardate come sono enunciati. E voi sapete che l'ordine è importante. Liberté, égalité, fraternité. Il comunista recita invece eguaglianza, libertà, solidarietà. Perché la libertà esiste solo fra uomini uguali. Quando ci sono disparità di potere non c'è libertà. La libertà è una chimera, è qualcosa di fittizio che viene usata dal potere per autolegittimarsi. Quindi l'uguaglianza è il fondamento principale. Che cos'è l'uguaglianza? Non è l'egalitarismo per cui tutti portano la divisa di Mao Zedong e vivono nello stesso loculo. Non è questo. È pari dignità, pari diritti, pari opportunità, pari accesso all'eccellenza conoscitiva. Questa è l'uguaglianza. Allora, oggi nessuno ha coraggio di dire queste cose, perché io non mi faccio impressionare dal fatto che qualcuno identifichi il comunismo con regimi burocratici che sarebbero sopravvissuti anche oggi, come quello cinese. In Cina c'è, comanda il Partito Comunista. Peccato che quel Partito Comunista abbia scelto la strada del capitalismo più selvaggio. Non ci avevano detto che comunismo e capitalismo erano incompatibili? Invece in Cina sono perfettamente compatibili. Se i sovietici avessero fatto come i cinesi, l'Unione Sovietica ci sarebbe ancora. Perché ai potentati del capitalismo selvaggio non gliene frega niente della libertà e della democrazia. Basta che circoli il dollaro. O l'euro, quello. Non gliene frega niente, infatti con i cinesi intrattengono ottimi rapporti. Anche Trump fa un po' di guerra commerciale, però non va a rompere i coglioni ai cinesi sui diritti che peraltro non vengono rispettati negli Stati Uniti. Noi ci siamo dovuti sopportare la melassa degli americani che venivano a fare lezioni sui diritti quando negli Stati Uniti c'era la segregazione razziale. Allora è ora di smascherare un po' di totem. Vauro è esemplare in questo. Ogni volta che lo sento in televisione a parlare, quando ho detto la parola adamantino, lo ribadisco. Lo fa con le parole e lo fa, perché Vauro è un intellettuale, e lo fa con le sue straordinarie vignette, le chiamiamo così, per me sono molto di più. Basta una vignetta
per rappresentare un intero saggio sulle condizioni dell'intera civiltà occidentale. Io ho chiesto a Vauro, e lui generosamente me l'ha regalata, mi ha regalato l'originale, che io adesso, di cui sto preparando una cornice importante, una vignetta, e questa vignetta spiega, scusate, è troppo vicino, che questa, scusate, questa vignetta spiega la, come dire, la vexata questio del conflitto medio orientale israeli-palestinesi con una, non so come, io veramente mi domando come ha avuto questa intuizione. Vi racconto la vignetta. Siamo a Gaza, un padre palestinese e il suo bambino piccolino, piovono i missili e le bombe degli aerei israeliani. Il bambino dice al papà: papà, ho paura. E il padre risponde: perché hai paura? Non siamo mica a New York. Siamo arrivati a un livello di ipocrisia, di viltà, di arroganza tale per cui noi neghiamo ai palestinesi il diritto di avere paura, di soffrire. Perché siccome la civiltà occidentale, chiamiamola così, ha fatto bancarotta fraudolenta con lo sterminio degli ebrei, dei rom, eccetera, eccetera, quando si è reso conto, ha detto, qua bisogna rimediare, facciamola pagare ai palestinesi. E questa vignetta rappresenta la sottrazione a un popolo oppresso, colonizzato, occupato, anche del diritto di essere visto, perché c'è un silenzio di morte sul popolo palestinese. Io ho tentato in tutti i modi di parlare della questione israelo-palestinese, ho chiesto facciamo un confronto, non per dire la ragione, ma almeno parliamo. Si subisce il diktat del governo israeliano, la consegna è silenzio, non parlatene. Ogni volta che si prende un'iniziativa si deve fare in Parlamento, era recente, io dovevo parlare in Parlamento. All'ultimo momento ha detto no, non si può fare, vediamo se rimanda. Abbiamo chiesto una volta qui di farla a Roma 3, hanno alla fine negato la sede. E c'era il grande storico israeliano Ilan Pappe, che ha scritto un libro meraviglioso con Noam Chomsky. Naturalmente noi dobbiamo ascoltare continuamente in televisione Edward Luttwak, un guerrafondaio fascistoide, lo conosco molto bene, lo conosco da quando era bambino, ma non abbiamo mai il bene di ascoltare Noam Chomsky. Mai. Perché è che è considerato, questa è la definizione del New York Times, il più grande intellettuale vivente oggi negli Stati Uniti. Però noi dobbiamo ascoltare un guerrafondaio pagato dal Pentagono, questo è quello che ascolta. Ora Vauro ha questo strumento prodigioso di riuscire con l'icasticità dell'immagine o con le parole che lo accompagnano a rappresentare le condizioni politiche in maniera impeccabile. Impeccabile. Io non so se hai già fatto una vignetta su questo, ma mi permetto. Perché il ministro Salvini ha detto che lui non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile perché a lui non interessano queste gazzarre fra fascisti e comunisti. Il che significa che per esempio Don Sturzo è rubricato fra i comunisti. Così i badogliani, le camicie verdi. Così i popolari tutti che hanno fatto resistenza. David Maria Turoldo, tanto per dire, niente, questa cosa qui, voi pensate a che livello siamo scesi. Questo signore che fa il ministro giura, come tutti i ministri, sulla Costituzione repubblicana. La Costituzione repubblicana è antifascista. Ineludibilmente non puoi parlare della Costituzione senza parlare della resistenza, perché è uscita dalla resistenza antifascista. Quindi uno che giura su una carta può sputargli sopra, però
si prodiga a far difendere i regolamenti condominiali quando c'è un extracomunitario che li viola di default in quanto tale. Ora, Bauro prende tutte le contraddizioni e ce le espone. Ogni volta noi abbiamo una, come se leggessimo un saggio intero, solo con la sintesi mirabile del suo tratto. Il suo tratto ha un ruolo artistico, cioè perché il suo tratto ha una grande pietas. Anche quando ritrae certi soggetti, volevo usare un altro termine, ma va bene, certi soggetti, è talmente divertente il soggetto che in fondo quella che è la sua anima vera non viene mitigata dal tratto, per poi però affondare la stoccata nel contesto, nell'espressione e nelle parole che Vauro sa molto bene collocare nelle sue vignette. Per cui, se fossimo in un paese civile, cosa che non siamo, se fossimo in un paese che non è ancora ammorbato come 80 anni fa da un liquame fascista che ammorba l'intera struttura nazionale, guardate, è inutile, naturalmente lasciamogli dire, ma cosa c'entra il fascismo? Dicano pure. Il guardasigilli Togliatti fece l'amnistia. Andava fatta, non si tiene un paese in guerra, ma andava fatta sub condizione. Invece i fascisti sono rientrati tutti nei gangli dello Stato per obbedire all'ordine degli americani, che non si fidavano di quelli che avevano fatto la resistenza. Prefetture, polizia, servizi segreti, ragione per le quali abbiamo avuto le stragi di Stato. Questo paese ha gli stessi vizi del paese che volle il fascismo, che lo acclamò e lo volle. E lo inventò. Sono gli stessi. Opportunismo, servilismo, demagogia. Siamo sempre lì. Per credere a uno che fa un mestiere, perché io non credo che neanche Salvini creda alle cose che dice. Però ha capito che se le dice piglia i voti. Cioè lui guadagna fra i 25 e i 30 mila euro al mese, fra fringe benefits e stipendio, per non fare un cazzo. Perché quello che fa è andare in giro a farsi i selfie. Allora ecco che le vignette di Vauro ci spiegano molto meglio di tanti noiosi talk show oramai fatti solo per dire cose inutili. È una cosa autoreferenziale. Ci sono dei talk show che hanno la compagnia di giro. Vediamo sempre le stesse 6 o 7 facce che a rotazione tornano per ridire le stesse cose fruste. Poi apri un quotidiano o Left dove ci sono le vignette di Vauro e dici: cazzo, ma allora in questo paese c'è ancora un pensiero politico, perché questo è un grande pensiero politico. La vignetta che vi ho citato in se stessa disegna perfettamente la ragione per la quale non ci sarà pace in Medio Oriente e per la quale il popolo palestinese verrà sottomesso a un apartheid. Ci vorranno 1 o 2 generazioni perché questa cosa finisca. E deve succedere qualcosa, spero di non molto drammatico, ma deve succedere qualcosa, perché proprio il gravame della propaganda è arrivato a quello che Vauro ci insegna mirabilmente. Io sono rimasto pietrificato da sta vignetta. Non ero arrivato, ci lavoro, è il mio impegno di militanza più cogente, quello della Palestina, insieme a quello dei Rom. E non ero arrivato a quello che lui è riuscito con poche parole, una vignetta, a dire: ecco qual è il problema. Il problema è che si è reso invisibile un popolo il quale non ha neanche diritto di avere i sentimenti primari, perché se no è terrorista. I palestinesi chiedono il riconoscimento all'ONU, terrorismo diplomatico. Chiedono il riconoscimento economico, terrorismo economico. Sono terroristi qualsiasi cosa facciano. Allora in questa vignetta c'è la ragione profonda.
c'è la ragione e anche questa vignetta distilla la Weltanschauung del mondo occidentale. Solo noi abbiamo titolo a certe cose. E possiamo vederlo nella situazione israelo-palestinese, come ci mostra la vignetta di Vauro, ma anche quante volte avete visto le Twin Towers? Quante volte le avete viste? Milioni! La replica. Sono morti 1 milione di persone in Iraq e in Afghanistan. Abbiamo mai visto queste morti di bambini, donne, vecchi? Mai. Naturalmente, quei morti li mostrano le televisioni arabe, Al-Arabiya, Al Jazeera e altre. E poi, naturalmente, scopriamo che ci sono dei ragazzi, dei giovani, che si fanno attrarre dalla pandemia terrorista. Tu vedi morire la tua gente, l'Occidente non gliene frega niente. L'Occidente ha perso anche la capacità di commemorare veramente i suoi morti. Perché dopo la strage del terrorista col camion sulla passeggiata di Nizza, il giorno dopo la gente, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Non siamo più neanche di concepire il lutto, perché disturba il consumismo, disturba il marasma mediatico. Questo così a Barcellona non cambia niente. Tutti sulla Rambla a fare spese ai morti, vabbè. C'è una rude espressione brianzola che viene usata negli ultimi tempi, l'ho sentita, mi ha molto toccato. Parlando di uno che è morto, uno chiede alla famiglia del morto, con questo dialetto vigoroso che è il brianzolo, quando è che la vi metti via? Quando l'avete messo via, il morto si mette via. Ora voi immaginatevi, quindi, Vauro ci spiega con una sola vignetta quello che nessun saggio mi aveva detto. Allora. Io ne leggo tanti perché è un argomento di interesse. Quindi il valore di questo libro rispetto alla politica del nostro paese e ai temi che Vauro sceglie di indagare a seconda della sua sensibilità, del suo estro, è un grande valore. Queste vignette andrebbero portate a scuola e poi commentate secondo un'ermeneutica che avrebbe qualcosa di utile, invece di commentare gli starnazzii di quattro politicanti che non dicono nulla, che dicono cose prive di senso, prive di emozione, prive di pietà umana. È una catastrofe quella in cui siamo immersi, diciamocelo francamente, e diciamocelo visto che siamo qua, da left. Vauro e io siamo orgogliosamente comunisti, siamo gente di sinistra. Per noi la sinistra vuol dire qualcosa di molto preciso, lo ripeto, uguaglianza, giustizia sociale, pace, rifiuto della guerra, sono poche cose, cinque, non è che ce ne sono molte, come base. E purtroppo la sinistra sembra essere scomparsa in questo paese. Perché? Perché? Perché qualcuno ha voluto far credere che possa esistere una sinistra liberista. Questo è un ossimoro. No, voglio dire, non so come dire, è come dire che può esistere un papa che gestisce un bordello. Che cosa vuol dire una sinistra liberista? Sì, è vero. Scusate, ho scelto l'esempio. Ho fatto una caduta. Anch'io sono ateo. Non si può non essere ateo. Se guardi le religioni, per forza sei ateo. Ah. Comunque, insomma, io vacillavo solo con Don Gallo. Lì allora vacilli un po', ma a parte gli scherzi, sì. Cioè, è una cosa che non ha nessun senso. La sinistra nasce per difendere le ragioni dei lavoratori, dei disoccupati, degli emarginati, dei popoli oppressi. Questa è la sinistra, se no è inutile, faccia pure la destra. E tra l'altro un altro dei totem che viene più volte stigmatizzato direttamente o indirettamente, anche quello di credere che una sinistra deve per forza governare per essere tale.
Il Partito Comunista è stato a lungo all'opposizione e ha fatto molte più cose, fra le quali lo Statuto dei Lavoratori, che è stata una conquista straordinaria, e invece la sinistra di governo... Beh, sinistra adesso. A me quando mi hanno chiesto, ma che ci dice della sinistra di Renzi a una trasmissione radiofonica, mancavano 3 minuti alla fine, ho riso per 3 minuti, basta. Cioè, è questo. E allora, Vauro è una lezione continua a ritrovare noi stessi, le ragioni di ciò che siamo, a non vergognarci affatto di ciò che siamo, anzi a rivendicarlo con orgoglio. E voglio dedicare una mia riflessione a Vauro, questo per una ragione personale, non per il tuo libro. La Seconda Guerra Mondiale l'ha vinta l'Unione Sovietica, eh? Sarebbe ora che qualcuno lo dicesse. Perché se i nazisti sfondavano a Stalingrado e a Leningrado, era finita per tutti, americani compresi. Avevano una scienza missilistica 20 anni avanti a quella degli altri ed erano lì per fare la bomba atomica. Sono stati i sovietici a vincere la Seconda Guerra Mondiale con il fattivo contributo, naturalmente non dico che gli altri non hanno fatto niente. Però cerchiamo di non soccombere alle retoriche, alle falsità che ci vengono ammannite continuamente. Io amo molto Vauro perché lui tiene la barra della navigazione e sa qual è la rotta. La rotta è a sinistra e il comunismo fa parte della sinistra, non è un... fa parte della sinistra insieme alla storia dei socialisti, nessuno nega niente a nessuno. Però è ora, è il tempo di ritrovare l'orgoglio e di essere di sinistra, di essere comunisti, per chi lo è stato, soprattutto in questo paese. Pensate che il ministro di Berlusconi, Gianfranco Rotondi, Vauro, nel suo sito ha dichiarato contro volontà che voleva mettere in Costituzione il divieto dell'apologia del comunismo, Gianfranco Rotondi, democristiano di destra, ha scritto sul suo sito non si può fare perché non c'è stato un comunismo, ma molti partiti comunisti. A noi in Italia i comunisti ci hanno riportato democrazia e libertà col sangue dei partigiani. E invece gli ex del Partito Comunista tremavano per fare quelli carini davanti ai La Russa e a tutta quella congrega. Ritroviamo l'orgoglio, perché se non ci fosse stata, se non c'è, non ci sarà una sinistra fiera di sé, questo mondo diventerà non un inferno, ma l'inferno. Grazie. Moni ha scritto un libro, un bel libro, ne ha scritti tanti, ma io sono particolarmente legata al coniglio Hitler, perché è che è uscito per la nave di Teseo, che mi avevi dato una bellissima intervista che mi ha fatto molto pensare, perché tu poi nel libro a un certo punto dici c'è stato un momento in cui Hitler poteva essere fermato. Più volte. Ecco, più volte, e non è stato fatto, quindi allora... Saddam Hussein poteva essere, certo, tornato. Certo, però ecco, questo Vauro ci aiuta a non come dire, abbassare la guardia, perché no, anche Mussolini sembrava un buffone, sembrava una cosa, alcuni hanno detto, addirittura Tajani continua a dire che ha fatto cose buone, no? Quindi c'è questo minimizzare il pericolo che stiamo correndo, mentre invece la tua satira ci riporta in maniera incisiva e profonda alla gravità di tutta questa situazione, perché siamo di fronte di fatto a un andamento, come vogliamo definirlo, fascistoide se non vogliamo di fascista, però quello che stiamo vivendo rispetto al decreto immigrazione, sicurezza e immigrazione, a quello, alle ruspe contro i Rom, a tutto quello che subiamo ogni giorno. Oggi, poco fa, prima di arrivare qui, è arrivata la notizia che purtroppo che Mimmo Lucano è stato rinviato a giudizio, no? Per chi c'era qui abbiamo fatto questo bellissimo incontro con Mimmo Lucano e noi dedichiamo
la copertina di Left, che esce domani, è appunto abbinata al libro di Vauro, proprio al bellissimo murales di Riace, che ci fa con quest'eroe che guarda lontano, cioè nel senso che ha una visione, quello che dicevi te, no? Bisogna riuscire a guardare lontano ora, in questo momento, a sinistra. Allora, Vauro, mi piacerebbe che tu ci raccontassi come sei diventato, in questo modo sei diventato il nemico numero uno di Salvini, che ormai ti cerca, ma ti manda i bigliettini d'amore a casa. Che sta succedendo? No, vabbè, sì, te lo racconto, anche se non ho la stessa vocazione vittimistica che c'ha il nostro ministro degli interni, no? Perché da una parte lui dice che ha con sé 60 milioni di italiani, per cui dovrebbe stare al sicuro. Porca miseria, no, 60 milioni di italiani. Poi dall'altra parte dice che è minacciato costantemente, non si sa da chi. 60 milioni, facciamo 50 milioni, 999.999, lo minaccio io. Resto solo nell'ultimo tweet o post Facebook che mi ha dedicato, dico l'ultimo perché me ne dedica spesso, potrei anche montarmi la testa, no? Voglio dire, però preferisco montarmi la testa per le cose che dice Moni che per le cazzate di Salvini, ma insomma è fisso lì che mi dedica sempre, anche per la donata a Roma che ha fatto, tra le altre facce c'era la mia, lui non ci sarà, che cazzo ne sai te se io ci sarò o no, ma questo lasciamo perdere. E l'ultimo era che sono uno schifoso, sono uno schifoso perché ho escogitato sette maniere per uccidere Salvini. Che non è poco, sette, voglio dire, anche un numero evocativo, sette e non più sette, sette peccati capitali, lui queste cose non le sa, ma insomma, quindi questi, può capitarvi di vedere questo video dove sono elencati i sette modi di uccidere Salvini, il più efferato era lasciare il barattolo di Nutella famoso del film di Moretti vicino al Viminale, no, e attendere l'effetto del colesterolo, questo era quello, proprio quello più micidiale, ma questo è stato sufficiente a far sì che il nostro campione di sicurezza, il ministro degli interni, si sentisse minacciato da me e poi anche da un mio complice, feratissimo anche lui, che è Michele Santoro, no? Che in risposta a questa, a questo, come dire, lamento del povero ministro minacciato, ha fatto un articolo scrivendo cercasi killer. Nell'articolo però c'era scritto cercasi killer capace di uccidere Salvini con uno dei metodi indicati da Vauro, no? Quindi con la Nutella o con la polverina pruriginosa nel giaccone della polizia. Questo era uno degli altri modi, insomma. Ce n'era anche uno che quello era veramente un po'... Io mi rendo conto che certe ragioni ce l'ha, insomma, perché a volte, no, ma sì, perché a volte tocco dei livelli di cattiveria che anche io mi faccio un po' schifo. Io avevo uno di questi sistemi, era applicare alle parti basse di Di Maio la protesi di un paio di palle, no? E dico, se li mettiamo le palle, poi Di Maio gliele fa vedere all'improvviso, a Salvini pigli un colpo, perché, cioè, ma no, sai. Di Maio che mostra le palle a Salvini. Poi però ho pensato che non poteva funzionare, perché ho pensato, se Di Maio scopre di avere un paio di palle, il primo a sorprendersi è lui, ed è lui il primo che gli prende un colpo, per cui anche questo modo, diciamo, così chirurgico di uccidere Salvini era... Ma vedete, ora... Io non sono più, come si può notare, un ragazzino, faccio questo mestiere, lo chiamo mestiere perché è veramente un mestiere fantastico, un mestiere che adoro, mi sento veramente un privilegiato, non perché ho il Rolex, ho un Vrimia sovietico, per favore ditelo a tutti, perché... Con sta storia del Rolex mi hanno fatto, io non sapevo manco che cazzo era sto Rolex,
è comunista con Rolex. Io comunista sì, ma perché con Rolex? Voglio dire, devo, per forza devo pigliare sto Rolex. Stavo per fare i debiti, perché dico forse se non ci sa il Rolex non si può essere comunisti, cioè, quindi mi devo procurare sto Rolex. Prima bastava, che ne so, la tessera del PC e costava anche meno, sinceramente. Infatti ho visto i costi, ho detto ma facciamo questo socialdemocratico e mi prendo uno Swatch, non lo so, un orologetto. Sono cose terrificanti. Io poi vivo questo mondo fantastico che loro mi dipingono addosso, non solo Salvini, c'è un bel, insomma, bel, poi ci sono le truppe dei social che sono meravigliose, io li adoro, perché veramente mi sto esaltando. Io ho scoperto di essere milionario. Porca puttana, dico cazzo. Ma milionario, no, dice, milionario in euro, io sono milionario. Perché ho il cuore a sinistra e il portafoglio a destra, che in effetti ce l'ho il portafoglio a destra, spero anche il cuore a sinistra, l'ho aperto, dico ora ci trovo dentro, insomma c'erano 60-70 euro, sto ancora aspettando che crescano da sé per fermentazione naturale. Poi pensate, ho una villa a Capalbio, è come il Rolex, anche quella è obbligatoria, se sei comunista devi avere una villa a Capalbio. Io ho detto, ok, datemi l'indirizzo, che non è brutta Capalbio, non è un po', cioè al mare d'estate, con la villa fammici andare, no? Dimmi dove cazzo è sta villa a Capalbio. La cosa più brutta che ho scoperto su di me, questa recentemente, grazie al giornale, quello, è che ho votato 5 Stelle e poi mi sono pentito. E dico, no, cazzo, schifoso sì. Secca pure, perché l'ho messo pure il titolo al libro, la secca sono io, cioè, no, il Rolex va bene, la villa a Capalbio, milionario, ma anche che ho votato 5 Stelle, no, lì volevo denunciare, poi mi hanno spiegato che non è diffamazione perché votare 5 Stelle non è un reato. Dico, come non è un reato? Istituiamolo subito, ma state tanto a parlare della sicurezza, ci si può armare, sparare di qua a destra, a sinistra, al alto e basso. E quelli che votano 5 Stelle ci hanno portato questa merda, non è un reato? Ma allora dove è finita la sicurezza? Scusatemi, no? Perché, no, veramente quello l'ho preso come un insulto piuttosto grave, perché già era grave votare 5 Stelle, ma poi fare anche il pentito dei 5 Stelle, io che non mi sono pentito di essere comunista, mi sembra eccessivo, cioè mi sembrava proprio una cosa... No, ma detto questo, io mi piace anche, perché mi piace questo mestiere, perché in questo mestiere, cosa che questi dementi non potranno mai nemmeno immaginare, anche perché sono privi di immaginazione, la cosa torna, e in questo mestiere, anche nei momenti, anche quando racconta, Moni ha citato quella vignetta che gli ho regalato molto volentieri, ma ce ne sono molte altre, fra l'altro io ho fatto anche vignette, oltre che articoli, da zone di guerra, direttamente dalle zone di guerra, dall'Afghanistan, dall'Iraq, eccetera. Anche quando racconta la vignetta, il disegno, la satira, racconta situazioni tragiche come quella della guerra, drammatiche come sono quelle della guerra, come sono quelle dei bambini che saltano sulle mine, che muoiono, c'è sempre un elemento, sembra un paradosso, ma non è così. C'è sempre un elemento di allegria dentro. L'allegria, mi viene in mente Majakovskij, che disse il mondo non è stato attrezzato per l'allegria, la gioia va strappata a viva forza. È una frase che cito spesso, anche perché ho poca memoria, ne so due o tre, me le sparo subito. Però questa mi colpiva, mi ha sempre colpito particolarmente, anche perché come sapete poi Majakovskij si è suicidato. E quindi non c'era riuscito poi a strappare, o forse sì. Comunque c'è sempre nel linguaggio satirico, nello strumento satirico, questo elemento di allegria quasi infantile, direi anche non prettamente infantile. Per quello io forse riesco, posso raccontare i bambini morti, i bambini feriti, i bambini che ho visto, conosciuto, con cui ho avuto rapporti. Perché c'è un linguaggio ludico, un linguaggio del gioco, e vi assicuro che la volontà di gioco dei bambini è una volontà di una ostinazione inconcepibile. Io ho visto, conosciuto bambini negli ospedali di emergency in Afghanistan o in Iraq o in Sierra Leone o in Costa d'Avorio, bambini
che feriti nel corpo, bambini che nella loro infanzia non hanno visto che macerie, paura, distruzione, e giocavano anche quando erano paralizzati, giocavano con il mignolo che li si muoveva, ma questa ostinazione al gioco è una cosa commovente, ve lo assicuro, una cosa che dà un'enorme speranza. Per esempio con Gino Strada questa cosa l'abbiamo vissuta insieme molto molto forte, non è che io adesso voglio fare l'escursus, ma per sottolineare un pochino questa, poi mi scusate se divago, ma io divago sempre perché sono anche un po' rincoglionito, non è che lui mi ha descritto molto bene, ma io me ne sono già dimenticato. Vedete, io conobbi Gino Strada, era nel 1999, andai a Kabul per il giornale per cui lavoravo, per il Manifesto. Kabul era ancora nel pieno regime talebano, c'era una guerra di quelle che al tempo erano oscurate, infatti andai per raccontare quella guerra che era fra talebani e mujahideen, fra i talebani e l'alleanza del nord di Massoud, ma non voglio entrare in merito a quella guerra. E lì conobbi Gino Strada che aveva, con la sua suo staff, con il personale del posto, appena finito di costruire, proprio di edificare, l'ospedale a Kabul, della piena Kabul dei talebani. Era inverno, era 23 gradi sotto zero. Gino mi portò a vedere l'ospedale, che ancora era vuoto, stavano rifinendo le strutture, era ancora vuoto, lo è stato per molto poco vuoto purtroppo. E mi colpì Gino, perché la prima cosa che mi fece vedere non fu la sala chirurgica, i padiglioni, no, fu un giardino che non c'era, perché era inverno, 22 gradi sotto zero, c'erano dei rami secchi sotto la neve, mezzi congelati, terra congelata, battuta con chiazze di neve sporche. E lui mi disse, guarda, questo è il giardino, questo qui ci saranno le bougainville, fioriranno le bougainville, sarà pieno di colori. Io mi domandavo un po', ma la cosa più importante dell'ospedale è il giardino? Sì, perché c'era la bellezza lì. E perché la bellezza, per persone che non l'hanno mai sperimentata, che non ne hanno mai avuto probabilmente né la possibilità di accesso, nemmeno immaginaria, perché l'immaginazione ha bisogno di nutrimento come il sogno ha bisogno di nutrimento. Beh, la bellezza è terapeutica. E lui mi parlava come medico. Mi disse, i ragazzini che verranno qua vedranno i fiori, vedranno i giardini. E allora, poi andammo nei padiglioni che erano pronti per ospitare, purtroppo continuano a ospitare, hanno ospitato tantissimi bambini feriti, menomati, eccetera. E io vidi queste pareti vuote, bianche come la neve fuori, però vuote. Dico, ma se fuori c'è il giardino, no? Dentro qua, su queste pareti, dobbiamo mettere degli altri colori, delle altre cose, riempirle, no? E lo facemmo. Feci io, perché Gino disegna malissimo, un bravo chirurgo. In cambio io non so fare l'operazione appendicite, ma siamo pari. Non è vero che uno vale uno, come vedete. Insomma, se dovessi scegliere uno che mi fa la caricatura, sceglierei me stesso. Se dovessi scegliere uno che mi fa appunto l'appendicite, non sceglierete me, insomma, meglio Gino, perché le competenze un pochino, vabbè, è una divagazione. E insomma, ci venne voglia a tutte e due di riempire queste pareti. Pensate, questo lo dico per quei coglioni che continuamente continuano a scrivere, ma perché non fai le vignette su Allah, come se fosse obbligatorio, devo fare le vignette su Allah per forza, non lo so, sono pure qui nell'Europa con le radici giudaico-cristiane, devo fare le vignette su Allah, dice, vigliacco, non fai le vignette su Allah. Beh, lì, in quel periodo, pieno potere talebano, la raffigurazione, qualsiasi raffigurazione, che non fosse la grafia araba, che quella era consentita, era considerata blasfema. La pena minore per chi avesse disegnato, raffigurato una qualsiasi cosa, non solo la figura umana, era il taglio delle mani, insomma, una cosetta accettabile. E io disegnai tutte queste pareti invece,
le disegnavo piene di particolari, c'erano i sassi, sotto il sasso c'era un vermetto, dietro al vermetto una coccinella, perché mi immaginai, e poi l'ho visti, questi bambini con gli occhi solo, queste immagini grigie, nere, senza colore, che molti di loro non potevano neanche muoversi dal letto, che potevano però viaggiare cercando i particolari, erano disegni quasi jacovittiani, ricordate Jacovitti, metteva i salamini ovunque, era generosissimo, un grande, per me un maestro anche se era di destra, ma era generoso perché riempiva la vignetta di qua, e lì ho riempito le pareti di qualsiasi cosa. Tra l'altro andavano colorate perché l'importante era i colori, non c'era tutto il tempo per fare questo, quindi andammo a cercare, impresa ardua, uno del posto che potesse aiutarmi a mettere i colori. Ho detto qual era la pena, e gira di gira andammo a cercare un calligrafo, sono quelli che fanno i caratteri arabi. Questo lo conoscemmo, ci parlammo, sosteneva di non parlare inglese, di non parlare nessuna lingua se non il farsi, perché era tagico di origine. Non so come riuscimmo a convincerlo a venire all'ospedale a vedere queste pareti disegnate. Io mi ricordo ancora la faccia di questo ometto, perché era un ometto gracile. Era da una parte estasiato, no? E dall'altra terrorizzato, come dice, cazzo, che scherzo mi è stato a farotti. Ma poi prevalse l'emozione. E allora venne fuori che parlava perfettamente inglese, parlava benissimo russo, aveva studiato all'Università di Mosca ed era a sua volta un disegnatore. Immaginatevi, vedete la potenza della satira a volte, che lui faceva un samizdat, si chiamavano così in tempo, un giornale clandestino, in copie una. Cioè era fatto a mano, lo faceva lui con le vignette, con i disegni, aveva la sua testata, si intitolava Il Catino, tradotto, perché Kabul è in una valle, quindi sembra una città contenuta in un catino, dentro un catino, e questo giornale aveva un suo pubblico di lettori che credo fossero 8, se lo passavano, sempre questo numero, e quando tornava a lui faceva il numero successivo, perché era un periodico, diciamo saltuario, insomma, non era proprio settimanale come Left, e dipendeva da quando e se tornava, diciamo, al mittente dopo aver fatto questo giro. E fu proprio lui, aveva un nome d'arte, si chiamava Parnion, è ancora vivo, io poi mi sono informato, ovviamente, poi sono tornato, ci siamo rivisti, perché sai, in quelle situazioni fai delle amicizie molto profonde, perché ora a parte la sto raccontando, ma perché è così come un gioco, però nascono dei rapporti veramente molto profondi, no? Il coraggio di questo, io comunque ero un occidentale, forse me la potevo cavare con una mano sola se ci beccavano, lui era una situazione un po' più pesante, in zone dove la guerra è talmente endemica da sostituire la normalità, appunto tu allacci dei rapporti molto profondi, te ne vai e non sai quando torni se quella persona è ancora viva, se è ancora intera, non sai... Non sai nulla, non sai nulla. E come noi non sappiamo nulla, no? Io pensavo ieri, ma proprio ieri, poi mollo, mollo, se no poi vabbè, se fa tardi è quasi l'ora di cena. Pensavo ieri a come siamo ridotti a non solo a non avere più nessuna immaginazione, no? E l'immaginazione anche in politica è importante. Che cosa manca alla sinistra? Un leader? Ma va, ce l'abbiamo avuto il leader, ce l'ha avuto, ha distrutto quelle poche macerie che erano rimaste in piedi della sinistra. No, gli manca l'utopia. E l'utopia che da cosa viene? L'utopia viene dall'immaginazione. Immaginare che una condizione che stiamo vivendo non è perpetua. Non è permanente, è modificabile. E immaginare che questa situazione è talmente modificabile da consentirci di avere quella visione di cui voi parlavate prima, di una condizione diversa. È un'utopia, certo, perché non è ancora realtà,
Ma l'utopia non è qualcosa di irrealizzabile. L'utopia è di qualcosa non ancora realizzato. Io non so se è vero che l'uomo è andato sulla Luna, mi dicono che qualcuno sostiene che è un complotto dei poteri forti, non ho idea. Ma insomma, prima di andare sulla Luna era un'utopia che l'uomo andasse sulla Luna, una fantasia da Giulio Verne o da qualche strampalato artista della fantascienza. Soprattutto a me poi che sia andato sulla Luna non mi frega niente, ma come ci preferisco altre utopie, no? Preferisco l'uomo che vive bene sulla Terra a quello che va sulla Luna, no? Ma comunque poi c'è andato, pare. Per cui l'utopia è una cosa realizzabile, ma non è soltanto realizzabile. L'utopia, quindi l'immaginazione, quindi l'idea, quindi l'ideale, parole desuete, diventate quasi tabù, sono un percorso. Perché se io ho una visione, se noi abbiamo una visione, se questa visione diventa un elemento, scusate il gioco di parole, di condivisione, che poi non è un gioco di parole, e condividere significa anche avere la medesima visione, guardare dalla stessa parte, alimentare l'uno l'immaginazione dell'altro, l'alimentazione dell'immaginazione di cui parlavo prima, che anche il sogno è l'alimentazione dell'immaginazione. Quante volte banalmente, ormai è diventato una frase trita e ritrita, tanto da aver perso anche la drammaticità che ha in realtà nel suo significato, si dice abbiamo tolto, hanno tolto ai giovani i sogni e il sogno. Gli hai tolto poco, cazzo. Gli hai tolto la gioventù in quel modo lì, gli hai tolto la capacità di immaginare. L'hai trasformato o rischi di trasformare, e qui siamo al punto, perché dove non c'è immaginazione, dove non c'è visione, dove non c'è capacità di proiettarsi, c'è un vuoto, signori. Si chiama vuoto. E quel vuoto lì è una legge fisica. Qualcosa lo colma. E cosa lo sta colmando questo vuoto? La rabbia, il rancore, la paura, l'ostilità, la cattiveria come valore, la competizione fino all'ultimo sangue, fino all'ultimo... E tutto questo però è veramente riassumibile nella paura, paura del domani. Quindi l'immaginazione che diventa un incubo, il sogno che diventa un incubo, domani sarò disoccupato, domani non avrò casa, domani non avrò pensione, domani sarò invaso dai negri, c'è il mio amico Stefano Gongo che saluto volentieri. Ciao Stefano, sei andato via, ci sei ancora? C'è. È negro, ragazzi, occhio, eh. Io la prima volta che ho conosciuto ho detto no! Cioè, tutti questi fantasmi che colmano questi vuoti, e che cosa producono? Producono il fanatismo. Perché là dove non c'è pensiero, c'è fanatismo. C'è l'adesione incondizionata allo slogan o all'urlatore di slogan di turno, che si chiami Grillo, che si chiami Salvini, che si chiami pure Renzi. Perché se avete visto quanto la crisi della politica, come almeno quelli che hanno, non dico i capelli bianchi, io non ce l'ho i capelli, insomma quelli che hanno i capelli bianchi e quelli che hanno pochi capelli come me, hanno vissuto stagioni politiche anche drammatiche. Questo nostro paese ha vissuto la stagione dell'ostracismo, veniva ricordata prima da Moni. Ma quella che chiamano crisi della politica adesso è proprio questo, no? La politica è stata sostituita dal leaderismo tout court e da questa ricerca non solo di consenso, ma di adesione fanatica al leader di turno. Perché? E perché fanatica? Perché la forma più robusta, più violenta di conservatorismo è il fanatismo. In tutta la sua, in qualsiasi modo, gamma e qualsiasi sia l'icona sulla quale si appiattisce. Perché il fanatismo è la fine del senso critico, della capacità critica, della capacità di ragionare, della capacità di discernere, della capacità di capire anche la propria rabbia, la propria condizione. Il fanatismo chiede semplicemente un nemico, che sia Stephen, che sia il Rom, che sia... quello più a portata di mano, quello che lavora a fianco a te, che però è in una condizione diversa dalla tua, perché tu c'hai, che ne so, un contratto a termine, e per te non è più un diritto, è un privilegio. E non ti vergogni di avere un privilegio,
o non ti vergogni dell'idea che il lavoro sia diventato un privilegio? Lo difendi con i denti contro quello che non ha gli stessi tuoi diritti, perché quello te li porterà via. Quella è una minaccia per te, non è chi ha smantellato il sistema dei diritti del lavoro che è una minaccia, è quello che sta peggio di te che è una minaccia, perché è capace che mi frega il posto, perché è capace che il padrone mi manda via perché lui gli costa meno. No, è su questo meccanismo, se lo vedete, orrendo meccanismo, se lo proiettate, si ripete, è ripetitivo, micidiale. Si ripete sui migranti, ci portano via il lavoro, eccetera, eccetera, come quella a fianco a te, ti portano via il lavoro. Sui rom, lo rubano tutti. E questi nemici da trovare, queste minacce, e lì la paura, e lì ringrazio, qui ringrazio Moni per aver citato quella vignetta che si riferiva al Medio Oriente, ma si può riferire benissimo anche a noi, l'idea che abbiamo il monopolio della paura. Noi abbiamo il monopolio della... Noi possiamo aver paura, noi dobbiamo aver paura, perché noi siamo quelli invasi dai migranti, noi siamo quelli che i rom ci rubano continuamente, in casa, fuori di casa, nell'autobus e ovunque. Poi noi dobbiamo aver paura, noi ci dobbiamo difendere, decreto sicurezza, armi, no? Perché dobbiamo capire la paura della gente, anche a sinistra, questo, ci mancherebbe altro, sinistra sempre fa per dire... Capire la paura, capire la paura. E la paura degli altri. Ma credete che essere un rom oggi e andare in giro per strada, un ragazzino rom, non abbia paura? Quel ragazzino che ha visto il pane calpestare, come cresce questo ragazzino? E non avrà paura lui ad andare per strada? Lui che ha visto il pane che gli volevano offrire sotto i piedi della gente che li sbavava ira addosso. E il migrante non ha paura quando c'è un ministro degli interni che tutti i giorni dice che quello è una minaccia perché è nero? E la loro paura non conta? Ecco che la paura, che potrebbe essere invece un elemento anche di comunicazione, diventa un elemento di discriminazione. Un privilegio anche quello. Un privilegio da difendere addirittura con le armi. Il decreto sicurezza e compagnia bella. Va bene, sono andato un po' in là. Vi ringrazio anche per la pazienza. Come vedete, la satira è qualcosa che fa pensare, che fa sognare anche, no? Questa apertura dell'immaginazione mi sembra una cosa molto bella. Vorrei fare una domanda a tutte e due. Come si vince la censura? Ma non è la censura solo quella di Salvini che minaccia apertamente, no? Qui anche per Left si è stato più volte minacciato. C'è anche una censura, come dire... stupida, che avviene così quasi casualmente. Per esempio, una tua vignetta, quella magnifica quando, che c'era scritto Castelnuovo de Porto, e avevi preso dietro l'autobus, avevi ripreso un'immagine appunto di deportati, è stata censurata da Facebook. È quella una censura stupida, no? Che neanche c'è un pensiero dietro. Allora, esiste poi la censura che dicevi tu prima, l'indifferenza, cioè che a volte, no, anche noi giornalisti lavoriamo, documentiamo, riproponiamo i numeri tutte le volte, e a volte si ha la sensazione di non riuscire a bucare, no, e arrivare veramente al cuore delle persone. Invece la satira ha questo strumento che gioca anche sull'emozione e può arrivare più direttamente. Ma io ritengo, è una cosa, lo so, non è bello dirlo, ma io non riesco a rappresentarmi un altro paese che abbia un tasso di vigliaccheria come quello che c'è in Italia. C'è un livello di vigliaccheria che veramente travalica anche il senso comune. A me è capitato una volta, ero intervista in una trasmissione radiofonica, e io dico... Esprimo un'opinione, io non ho la verità in tasca, esprimo la mia opinione, dicendo che in futuro il presidente degli Stati Uniti, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, riguardo alla questione medio orientale, verrà giudicato il peggior presidente degli Stati Uniti, perché ha fatto una promessa, l'ha disattesa, ci ha preso un Nobel
e non ha avuto neanche il buon gusto di dire restituisco il Nobel, datelo a qualcun altro. E ho detto questa cosa, ho espresso un'opinione. La giornalista che mi intervistava fa: lei si assume la responsabilità di quello che dice. Scusi signorina, ma cosa ho detto? Ho espresso un'opinione. Pare che negli Stati Uniti tu puoi dire tranquillamente al presidente sei un cretino. Non è mica... Allora, ecco, pensate già l'idea che parlare male di un presidente degli Stati Uniti sia già un pericolo. Per esempio, io ricordo conduttori televisivi, non faccio nomi perché sono un gentiluomo, che di fronte al fatto di un giornalista che aveva espresso un giudizio molto duro su una questione, particolarmente duro, ma si sono prosternati in giustificazioni, invece di dire ma noi invitiamo tutti, ha espresso la sua opinione, se si configura un reato c'è la magistratura. Cosa altro devi dire? La vigliaccheria è paurosamente incrementata dal web, perché lì la gente aggredisce, insulti. Io ho ricevuto insulti, io non vado su Facebook, cioè lo usa il mio ufficio per gli spettacoli, le cose, ma io non ci vado perché non ho tempo da perdere. E quando qualcuno mi ha detto ma sei scritto su Facebook, ho detto guarda, è inutile che me lo dici, perché io non mi sono mai informato sulle scritte dei cessi pubblici maschili, non vedo perché lo devo fare adesso solo perché è cambiato il mezzo. È una cloaca, ma chi me ne frega a me? Allora, però c'è questa avidità rispetto a quello che si dice. Una volta sulla questione per israelo-palestinese non vi dico. La comunità ebraica di Torino interviene sul fatto che c'era stata una proposta, scusate, sempre questo microfono, sono morto via, scusate. C'era stata una proposta di fare una mozione che dicesse non si devono vendere armi ad Israele perché la politica del suo governo è di oppressione del popolo. Naturalmente arriva la comunità ebraica a protestare. Io dissi in quel caso al consiglio comunale, perché mi invitano, chiamatemi, rispondo io alla comunità ebraica, perché io sono uscito alle comunità ebraiche e dice, voi non siete comunità ebraiche, voi siete uffici stampa e propaganda del governo Netanyahu. Se fossero venuti da me, se fossi stato consigliere, ho detto signori, ma voi cosa volete? Voi siete una comunità ebraica, c'è qualcuno che ha parlato male degli ebrei? No. Si è criticata la politica di un governo come si critica la politica di altri governi. Se voi siete una ligazione diplomatica del governo, mostrate lo statuto, perché il governo di Israele qui ha rappresentanze consolari e ambasciate. Quindi cosa volete voi? No, non c'è questo coraggio. Tutto di... Allora, intervista della stampa, fanno parlare questa della comunità. E poi fanno parlare anche me, perché ormai sono considerato la controparte. Allora, questa è la comunità. E perché l'antisionismo, una patafila così. Poi io aspetto, leggendo l'articolo, che dicono quello che ho detto io. L'articolo dice questo, messo in bocca a me. No, anzi neanche messo in bocca, riferito. Monio Vadia non è d'accordo. Punto. Siamo arrivati a questi punti. C'è proprio una censura, come sapete, a me ricorda una certa paura ebraica che veniva, ovviamente, si faceva satira su questo, anche, cioè, umorismo, anche se, voglio dire, c'era una ragione nei periodi della persecuzione, però sono due ebrei che escono dal cinema, no? Escono dal cinema, e di notte, e sera tardi, e sentono dei passi dietro a loro. Ah sì, scusa. E se sentono dei passi dietro a loro, e allora affrettano il passo, e uno dei due dice all'altro guarda chi c'è. Allora questo si fa un po' di coraggio, guarda, e poi dice scappiamo. Perché? Perché loro sono in due e noi siamo da soli. Cioè, quando è l'insensatezza. Scusa, ma io posso dire, si dice che abbiamo la libertà di opinione, io la esprimo. No, non puoi. Non puoi. Non è vero che c'è libertà di opinione. Noi non siamo in una democrazia. Predrag Matvejevic, grande intellettuale croato, aveva coniato la parola democratura.
Questo è. Non è vero che abbiamo libertà di opinione. Abbiamo la nostra libertà di opinione la decide l'interlocutore istituzionale. Io non posso dire quello che... Ogni volta che ci provo, a parte che non me la fanno dire perché non mi invitano dove posso dirla. È a monte, no? Dice, sai, è meglio... Non... Mi invitano magari per parlare di questioni di lana caprina. Va bene. Anche Vauro, appena ci prova a dire qualcosa, addosso, come se, non so, come se fosse lì con un Kalashnikov. Per è una cosa pazzesca. Questo dipende veramente da un clima che si è generato, perché, scusatemi, questo è bene che noi lo sappiamo, che non siamo ingenui. Nel 1920 ci fu un tentativo di corpo di Stato in Germania dei Freikorps, prima di quello che tentò Hitler. Per fermare quel tentativo scesero in piazza 12 milioni di operai. Immaginatevi cos'è. Solo 13 anni dopo i nazisti prendevano il potere. Quindi queste cose accadono molto rapidamente. Il degrado di un tessuto sociale accade e noi siamo immersi in una situazione per cui, appunto, ti dicono, ti censurano in modo indiretto, ti tolgono le cose più aspre che dici. È così che funziona, perché noi non siamo in una democrazia. È ora che abbandoniamo questa illusione. Non siamo in una democrazia, siamo in una parvenza di democrazia che si sostanzia nelle elezioni quando ce le fanno fare, perché... abbiamo avuto governi senza elezioni, questa non è una democrazia. La democrazia è un luogo dove chiunque si può esprimere in piena libertà e se commette un reato, semplicemente c'è la magistratura a giudicare se è reato o se non è reato. Invece no, c'è il terrore di fare parlare le persone libere che non sono condizionate. Non proprio... È così, io per esempio ho i titoli per dirigere qualsiasi teatro italiano per la mia esperienza. Lo so già. Se quando viene fatto il mio nome, qualcuno dice no, è meglio di no, perché sai, lui è fatto il... Non è neanche che dicono no, Monio Vadia no, arriva Stalin. No, fanno in questo modo subdolo. Dicono, ma però, ma magari... Così funziona, così. Io per esempio da alcuni anni non sono più invitato a iniziative ebraiche. Insieme a Gad Lerner credo di essere l'ebreo più famoso in Italia, ma nessuno mi invita. Perché è dire che l'ebraismo si sostanzia il Talmud è fatto delle opinioni assolutamente contrastanti. Però, ecco, per esempio, io da qualche tempo sostengo una tesi che c'è una latenza antisemita nel sionismo. Immaginatevi se me lo fanno dire. Su cosa fondo questa latenza antisemita? È molto semplice. È un argomento che io aspetto che qualcuno mi contrasti. Vengano a contrastarmi. La latenza è questa. Il sionismo, quella roba che chiamano sionismo, perché poi oramai è un nazionalismo furioso, reazionario, declinato col fanatismo religioso. Anche quella roba che Dio ti ha dato la terra, mi sembra una puttanata. Di proporzioni omeriche, no? Perché i musulmani dicono che Dio con la terra l'ha data a loro, cioè qui ricomincia la guerra di religione. Ma Netanyahu viene a Parigi dopo l'attentato al Bataclan e al coso kosher e dice: non siete più sicuri qui, venite in Israele. Il rabbino capo di Francia si è incazzato come un bufalo, giustamente. La Francia è stato il primo paese che ha emancipato gli ebrei. Dovreste leggere i discorsi di Robespierre sull'emancipazione degli ebrei. Un capolavoro sono. Questo è un altro di quelli demonizzati. Sapete perché è demonizzato? Perché Robespierre, per le altre cose, ha scritto: dopo che abbiamo sconfitto gli aristocratici, c'è una forza economica più pericolosa che si avanza. Aveva capito già. Napoleone ha fatto il decreto di emancipazione. Vabbè, lui dice questa cosa. Ora, lui dice, voi ebrei,
che siete in diaspora, dovete venire tutti in Israele. La mia domanda è: perché un ebreo non può stare dove cazzo gli piace a lui? Latenza antisemita. Cioè dire che un ebreo, o come un africano, non può stare dove vuole lui. No? In Italia tutti accettano questa cosa, il nazionalismo sta ritornando. Chi non chiamano mai a parlare delle migrazioni in televisione? Non so se l'avete notato, il sindaco Leo Luca Orlando, che è uno dei massimi specialisti, perché Palermo è stata terra di accoglienza, di progetti. A Palermo c'è una consulta migranti, a lui non piace il termine migranti, ma perché? A Palermo l'assessore alla cultura è un palestinese adesso. Il sindaco Leo Luca Orlando ha varato la carta di Palermo insieme a una serie di giuristi italiani e internazionali. Cosa chiede la carta di Palermo? L'abolizione universale del permesso di soggiorno. È semplice da capire. Un uomo non sceglie dove nasce, deve poter scegliere dove vive e dove muore. Allora, è per questo che non lo chiamano mai a parlare. Perché la sua argomentazione è cogente, perché riguarda gli italiani. Noi abbiamo avuto 26 milioni di emigranti in un secolo e dal 2001 ad oggi sono emigrati 2 milioni e rotti di italiani. E allora come la mettiamo? Pare che il numero, sommando alcuni parametri, beh, Orlando ha fatto un discorso molto bello a Milano, sommando alcuni parametri pare che siano più degli emigrati che sono venuti qui. Perché non lo chiamano? Perché la vulgata deve essere quella del capataz. Salvini dice un numero di puttanate senza confini, però questo è quello che passa nei media, perché i media vengono immediatamente condizionati al potere. È una democrazia questa? Il medium dovrebbe essere quello che contrasta il potere. Questo dovrebbe essere il suo ruolo. Non di essere il leccapiedi del potere. Nel periodo di Renzi noi abbiamo visto uno sconcio. Se... qual era l'informazione vera in tutto questo tempo? Vauro. Sì, Vauro e quegli altri che come Vauro... anche Blob, diciamo. Sì. Blob lo si deve dire. Certo, non ci... il povero tra l'altro... Ghezzi è in una condizione drammatica purtroppo, ma insomma l'informazione dovrebbe tenere d'occhio il potere, dovrebbe criticarlo, il potere stesso se fosse un potere democratico, secondo me il primo ministro dovrebbe rivolgersi agli italiani una volta eletto e dire tenetemi d'occhio, fatemi a pezzi perché sbaglierò di sicuro, questo dovrebbe dire, non leccatemi i piedi. Invece noi siamo a questo livello e l'Italia come sempre si classifica al primo posto. Per essere leccaculi, vigliacchi, ancora, e sapete da dove è partita questa storia? Scusatemi, ormai ci siamo allargati, finisco subito però. È partito dalla storia degli italiani brava gente. Che è il mito più schifoso, più fradicio che si sia mai costruito in questo paese. Un paese di brava gente lasciava espellere dalla scuola i bambini di 6 anni per essere quello che erano. Io sono nato in un paese di brava gente, la Bulgaria. I bulgari hanno detto giù le mani dai nostri cittadini ebrei. I danesi lo stesso. Qui non ci sono o siamo tutti ebrei o siamo tutti danesi, scegliete voi i nazisti. Cioè, sì, questo mito perché ci fa male? Perché, non, perché si vede che non siamo gente seria. Genocidio della Cirenaica, il generale Graziani. Sterminio di massa dell'Etiopia, il generale Badoglio. Quale paese di brava gente? Certo che c'era tanta brava gente, ma non perché italiani, perché brava gente. Eh? Eustace e via dicendo. Però non lo puoi dire il giorno del ricordo. Tappano la bocca a chi il giorno del ricordo... Scusate, non è che Tito si è svegliato una mattina... per venire a infoibare qualche migliaio di italiani, forse qualche centinaio. Prima c'è stato tutto quello che hanno fatto i nazifascisti nella ex Jugoslavia. No, è venuto un giorno i cattivi slavi, espressione i feroci slavi. Io se becco Napolitano lo attacco a un muro. Perché io sono vivo grazie a un popolo di slavi.
come non c'è vergogna. Un altro, il sentimento della vergogna è completamente finito. Anzi, ci si vanta di non avere vergogna. Allora, compito di cambiare sarebbe stato della sinistra. E invece certe cose sono state lasciate ai 5 Stelle, per esempio, va bene, in questo loro cammino che Paolo ha già spiegato, però la sinistra è stata connivente. Sapete, io sono stato eletto in Europa, non sono andato perché avevo dichiarato che non sarei andato, io non voglio fare il politico, io sono un attivista e un militante, non mi interessa fare il politico. Un esponente della sinistra radicale, che io ho detto non posso andare per due ragioni, uno che non voglio fare il politico, secondo perché ho una compagnia di gente e loro dipendono dal mio lavoro, cioè dipendono i mutui che devono pagare. Questo esponente della sinistra radicale, non faccio nomi, non mi piace puntare il dito in questo modo, e mi ha detto, ma te che te ne frega, tu arrivi lunedì alle 2, no? Poi giovedì alle 2 parti, giovedì sera, venerdì sera, sabato e domenica fai i tuoi spettacoli. Ah, io ho detto, io vado a prendere i soldi pubblici e poi faccio i miei spettacoli. Io la vedo diversamente. Però c'è il culo al caldo. Noi sappiamo quanti della cosiddetta sinistra radicale fanno di professione il candidato sconfitto. Allora voi capite, se noi della sinistra andiamo avanti così, ciao. Quando si rivendicava una differenza antropologica ai tempi del Partito Comunista, c'era una differenza, avevi un'etica di comportamento. Perché a me, compagno, compagno, non me ne frega niente. Io voglio vedere, e questo lo insegna Lenin, quando chiede la destituzione di Stalin. Sapete qual era la motivazione? Non solo aveva accumulato troppo potere, ma nel famoso addendum che lui manda al partito c'è scritto: non può ricoprire quel ruolo perché è maleducato e rude con i compagni. Cioè Lenin riteneva che il comportamento personale fra compagni fosse un valore. Una volta riempì Trotsky di insulti, ma non pensate che si insultassero revisionista, no. Trotsky diceva a Lenin: Vladimir Ilyich, sei una farsa marcia. E l'altro rispondeva: stai zitto, campana stonata. Erano proprio insulti cordiali fra uomini. Lenin uscì da quella riunione famosa dove si dividero, uscì dicendo: ricordatemi di chiedere scusa ai compagni, sono trasceso, non si fa. Allora, cioè, c'è un modo, la qualità umana mi interessa, quello mi interessa, non le chiacchiere retoriche, la qualità umana. Di quello che rischia di persona, di quello che risponde, di quello che dice e di quello che si comporta in modo. E abbiamo visto super compagni, è meglio che non faccia nomi, no, perché no. Ai miei tempi era fucilazione alla schiena, ma i tempi sono cambiati. Mauro, su questo, perché poi qui si prenderebbe una discussione lunga, è vero, la qualità umana è importantissima, poi Lenin alle donne ha fatto un brutto scherzetto e voi la rimandate subito a casa, io avrei qualcosa da... Quindi, diciamo, però ecco, Mauro, per un saluto, una chiusura... No, io sarò molto breve su riguardo alla tua domanda sulla censura. La censura è sempre un atto... più che violento, rozzo, forse come il comportamento di Stalin con i compagni, infatti era bravo sulla censura, cioè, se ne intendeva, diciamo, il baffino, ma mi è capitato, poi qualcuno lo sa pure, no? Spesso di scontrarmi con la censura dei media, politica, eccetera. Uno degli episodi che sono molti, io sono stato praticamente licenziato da quasi tutte le testate, alcune non esistono più, altre ci sono ancora, l'ho fatte tutte, cioè, Left ancora non mi ha licenziato, ma col flop di questo libro è probabile che lo faccia, cioè, ma e allontanato, diciamo, no, a volte da solo, a volte in buona compagnia con Santoro, da tutte le reti televisive di fatto, no?
Ma anche questo non è un pianto e un lamento, perché in realtà non è che non me ne frega un cazzo, me ne frega certamente perché c'ha delle ricadute, ma è uno scontro. Uno degli episodi che forse ricorderete, che fu un po' infame lì quella cosa, quando fui prima espulso da tutte le reti RAI, la famosa vignetta sul terremoto, all'indomani del terremoto dell'Aquila, c'ho ancora la lettera in carta pergamena dell'allora direttore della RAI Masi che mi espelleva per indegnità morale da tutte le reti RAI perché io avrei irriso, questo era il termine, ai morti del terremoto. Non sono contento perché è brutta anche una certa realtà, dell'incursione della realtà, purtroppo, letteralmente un'incursione della realtà, quando, l'avrete ascoltata tutti, si è sentito veramente chi rideva di gusto sui morti del terremoto, morti caldi, perché si trattava di telefonate fra Piscichelli, come si chiama, gli altri due imprenditori che parlavano del terremoto come una pacchia, e uno diceva ridendo, letteralmente ancora rido. Ecco, questo è il contrappasso dei soloni dell'informazione, direttore in questo caso direttore della Rai Masi e compagnia bella, e tutto il coro dei moralisti che dicono ecco no, ride. Questo è il contrappasso è la realtà, semplicemente la realtà. Detto questo, veramente ora si fa tarda per tutti, io l'unica censura che veramente temo e che sto molto attento, quella che combatto di più, è l'autocensura, perché è la forma più micidiale, più subdola, più brutta di censura. In generale è così, ma specialmente per uno che come me predilige il linguaggio satirico, io non è che non mi viene in mente, no? Qualche volta ho l'idea, c'è una parte che dice, però, come quella del terremoto dell'Aquila, no? Però ci sono i morti, non è opportuno. E quando sento questa parolina nella testa, e poi mi viene detta da altri, lasciamo perdere, rimbomba, ma quando sento questa parolina nella testa, opportuno, dico, ecco, se non è opportuno, va bene. Perché la satira, essendo, come dicevo prima, poi l'ho lasciato anche perdere un po', anche un linguaggio molto infantile, è inopportuna per definizione. Quanto sono inopportuni i bambini? Che rompano i coglioni quando siamo stanchi, che voglio dire, no, le mamme poi ne sanno anche di più dei padri, perché dici, no, ma io torno dal lavoro, quella è stata tutto il giorno a casa a farsi un culo così, e si ripuppa pure l'inopportunità del bambino, ecco, no, voglio dire. Però c'è, il bambino è inopportuno e gioca. È questa ostinazione del gioco, e continua a giocare, e addirittura diventa fastidioso quanto continua a giocare nonostante tutto. Ecco, io voglio essere, da vecchio rincoglionito quale sono, fastidioso e inopportuno come un bambino. Grazie di cuore a tutti. Grazie. Grazie.